Benvenuti a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece già siete iscritti, e vi ringrazio immensamente, ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi sono qua per spezzare una lancia, o una spada, o un chinsetto a tutti quei balestre leggeri che, ahimè, ogni volta si sentono maltrattati perché la balestra è l'arma più facile del gioco. Vero, ma solo se siete dei cerebrolesi che non capiscono la complessità del gioco di una balestra leggera. Ovviamente sono qua anche per spiegarvi come si dovrebbe giocare una balestra, così prendo due piccioni con una fava. Ma andiamo per gradi. Step 1 per cerebrolesi. Vero, la balestra è l'arma più facile del gioco nel suo utilizzo. Alla fine c'è solo da imparare, e parlo per quella leggera ovviamente, come utilizzare i bengala. Il resto è puramente un click del mouse o del pad, quindi nulla di complicato. È per cerebrolesi, la difficoltà sta nel colpire il mostro a distanza, quindi GG, gioco finito. Questa è la parte per tutti coloro che vogliono approcciarsi alle balestre. Volete farlo? È semplice, intuitivo. E con delle build attuali fate dei danni osceni. Ora, facciamo un piccolo step per tutti coloro che sono rimasti allo step precedente, quindi all'1, o che ci insultano per la facilità di utilizzo dell'arma, e vediamo cosa realmente dovrebbe fare un buon balestriere. Step 2. Iniziamo a complicarci un pochino la vita. Ogni balestra ha dalla sua uno svariato numero di proiettili, dagli status, ai danni, alle condizioni, perfino i proiettili curativi. Ogni proiettile deve essere usato ad una certa distanza per avere il massimo effetto, quindi se volete imparare bene ad utilizzare le balestre dovrete già in precedenza sapere, e lo si impara ovviamente utilizzando l'arma, a che distanza dovrete utilizzare un determinato proiettile. Il gioco normalmente ci viene in aiuto dandoci l'avviso direttamente sul mirino se siamo alla distanza giusta o meno, ma se ogni volta che cambiate colpo dovete poi spostarvi nel suo range ottimale non vi passa più la vita. Un buon balestriere lo fa mentre sta cambiando il colpo o prima ancora, quindi quando ha deciso di cambiarlo, non dopo. Iniziate a sudare? No? Avete buona memoria. Allora proseguiamo. Step 3. Qua si vedono i veli balestrieri. Ora che avete imparato la distanza dei colpi, come usare bengala, passiamo al gioco vero. Ovviamente questo è un discorso che si applica in un gruppo, e quindi se siete giocatori solitari potrete fermarvi allo step precedente. Se invece avete compagni o amici con cui normalmente andate a caccia, potete proseguire con me. Come avrete notato, il vostro gioco vi porta a una certa distanza dal mostro, distanza in cui potete usufruire di una certa ampiezza di visuale, che comprende non solo la preda, ma anche i cacciatori vostri compagni. Ebbene, sfruttando questa visuale, il vostro gioco non è solo quello di danneggiare come tutti il bestione davanti, ma sarà anche fare da baglia costante a tutti i bravi cacciatori che, ahimè, devono stare tra le palle e la bocca del mostro. Quindi, cosa dovete fare? Innanzitutto dovrete sapere che armi utilizzano i vostri compagni e comportarvi di conseguenza, quindi conoscere anche l'utilizzo di quelle armi. Dovrete controllare la loro vita e di conseguenza, se qualcuno scende troppo, usare polveri di vita o proiettili curativi. Qualcuno è stato stunnato? Bisogna sparargli contro per toglierlo dallo stun. Qualcuno è stato preso di mira dal mostro o il mostro è infuriato? Si usano i bacelli flash. Arriva un mostro proprio nel mezzo di un intenso attacco? Bacelli merda. Qualcuno ha un'arma caricata e deve tirare un colpo particolarmente potente? Si paralizza il mostro. Qualcuno sta cavalcando il mostro? Lo si affatica. Il mostro è ridotto male? Lo si addormenta e si usano i barili. In pratica, tutto ciò che riguarda status, vita vostra e dei compagni e del mostro, e tutto ciò che accade attorno adesso, è compito vostro mantenerlo sotto controllo e reagire di conseguenza. Ovviamente, continuando a fare quello descritto nello step 1 e nello step 2. Bravi, ora siete arrivati a questo step. Potete dire di essere degli ottimi balestrieri, ma non è finita qua, perché ovviamente così sarebbe fin troppo facile. Volete essere pro? Passiamo oltre. Step 4. La comunicazione. Non tutti sanno che, stessa cosa che diceva Maccio Capatonda, avendo questo campo ampio di visuale, possiamo coordinare nettamente meglio di chiunque altro i vari attacchi delle varie armi, utilizzando quindi i proiettili di status, dando il timing di paralisi o sonno, dando indicazioni ai nostri compagni, possiamo coordinare al meglio un intero party, rendendolo molto più efficace. Quindi, se siete dei balestrieri, dovete anche imparare a fare questo, cioè coordinarvi e coordinare ciò che i vostri compagni dovrebbero fare durante uno scontro, come mettere giù trappole, scappare per ripararsi, far spostare il mostro sotto pietre pericolanti o in zone adatte, come le discese, per armi come doppie lame o martelli.
Ecco, ora potete dire di aver finalmente imparato a giocare le balestre. Quindi, ragazzi, che continuano a insultarci malamente dicendo che è un'arma facile, per favore smettetela. Noi non vi diamo fastidio come i sassetti degli archi. Non vi diamo fastidio perché non facciamo danni. E sicuramente non vi diamo fastidio se vi paralizziamo il mostro proprio nel momento in cui va paralizzato. Come avrete seguito nel video, non è così facile coordinare tutto. Noi non spariamo soltanto, come voi non picchiate solo il mostro. Bene, con questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona caccia a tutti quanti.